Salve di nuovo, cari non telespettatori, e Heavy Machine Gun a tutti voi. Io sono Crisalia del Keeper di questo nercio canale e oggi, dopo un periodo di pausa non proprio differente, continuiamo Ghost of Tsushima in compagnia del mio fidato ventilatore Venticello. Non fa più caldo come prima, ma comunque il suo caldo lo fa, quindi ne ho ancora bisogno e probabilmente ne avrò bisogno per un po'. Quindi niente, niente cincischi e via. Se non ricordo male, dovevo andare a liberare lo zio di Jin Sakai dalla sua prigionia. E mi sembra strano comunque che siamo già arrivati a questo punto della storia. Allora, facoltativo, parla con i tuoi alleati. Jin. Grazie per essere qui. Lord Shimura ne sarà felice. I sicari della mia famiglia possono aspettare qualche ora. Anche Tomoe può aspettare. L'isola ha bisogno del suo comandante. Col vostro aiuto sarà libero entro l'anno. Preparatevi a partire all'attacco. Aspettiamo solo il tuo ordine. E così la tua allieva è tra le fila del mio. Ventista. Non cominciare. Un vecchio che frequenta una ragazzina. Non importa nulla di più. Era come una figlia. Compagni, è ora. Oggi liberiamo Lord Shimura. Dovevano arrivare dei cappelli di paglia in rinforzo. Non sono arrivati. E non possiamo più aspettare. Qual è il piano, Lord Sakai? Userò il rampino per infiltrarmi nel castello. Una volta sabotato l'allarme, non avrete problemi a irrompere dalla porta d'entrata. È probabile che i mongoli tengano Lord Shimura nel torrione. Se danno l'allarme, potrebbero ucciderlo. Potremmo coglierli di sorpresa con un attacco frontale. No, saremo furtivi. Ci faremo strada verso il torrione, salveremo Lord Shimura e poi torneremo all'entrata e fuggiremo. Mi sembra un suicidio. Se andiamo frontalmente, possiamo entrare di nascosto e sorprenderli mentre dormono. Come un ladro. O uno spettro. Lord Shimura conta su di noi. Muoviamoci. Bel discorso. Sicuro che funzionerà? Sicuro. Sicurissimo, guarda. Talmente sicuro che so già che siamo Direi morti. che puoi arrampicarti qui. Raggiungi gli altri. Ci vediamo dentro. Sta attento, Jim. Com'è nel rampino? Cazzo, ecco appunto. Avevo anche azzeccato il tasto, ma non mi ha premuto il rampino. Ti deluderò ancora, zio. Mi sembra troppo facile. Ah, siamo già al castello di Caneda. Trova l'allarme mongolo. Sensei Ishikawa sta eliminando le guardie. Ottimo. E cammina all'indietro. Non capisco perché non mi ha fatto l'uccisione furtiva. Non capisco, forse non stavo abbastanza dietro.
Evita che venga l'allarme, prova l'allarme mongolo, che è là, ho già capito che è lì. Però qua sto una marea, cioè come faccio a passare di qua? So che non ci posso passare. Perché non me l'hai fatto anche prima? Vabbè. Non sapevo che ci stava sto tizio qua dietro. Ma non capisco se mi conviene ammazzarlo o no, perché se vedono un tizio morto in teoria danno l'allarme. Vabbè. Allora. Abbiamo detto che devo capire. E fino a qua ci siamo arrivati. Stai attento, appunto. Come ci esco da qua? L'allarme. Meglio eliminare le guardie. Sì, ma da dove esco? Da qui? Se esco da qua non ho confuso niente, però. Ma che razza di teleportare senza uscita? Ma che cacchio? Se devo salire su. Ok, devo uscire da qua. Situazione. Due guardie sono lì. Sembrano avere sguardi separati, quindi ce la dovrei fare. Cosa ho fatto a vedermi da qua a distanza? Cioè, a volte non ti vedono per un cazzo, a volte ti vedono 4 anni prima. Vabbè. Sensei, difendete la porta d'entrata con Kenji. Sarà fatto. Yuna, puoi liberare il sentiero lungo la rupa? Ci penso io. Bene, ci vediamo al ponte. Dimenticato qualcuno? No, tu stai con me. Là c'è un'arma d'assedio. In passato la usarono contro me e Yuna. Oggi la neutralizzeremo. Dobbiamo liberare il cortile. Furtivi o diretti. Ti seguo. Come mai, com'è che mi abbassavo? Non mi ricordo più. Ok. Ah! Che cavolo, già cominciamo? Da qua ovviamente non posso salire. Vabbè, che coglioni, eh. Chi è che mi ha visto, mo? Ah, ok, quel tizio là. Come vedete, qua c'è qualcuno. Da qualche parte devo pur cominciare.
Là sono in due. Au. Se l'ho scoperto in quel punto ce l'avevo pure fatta. Usare lo qua. Troverò il. Quando libererò Lord Shimura, i mongoli ci inseguiranno. Uccidili. Con piacere. Sta attento, Gio. Anche tu, Masako. Raggiungi Giuna vicino al ponte. Raggiungi Giuna vicino al ponte. Ok, sta là. Ah, ok. E ammazza, già lo svuotavo tutto. Pensavo chissà che ci volesse. Sì, guardi alla porta. Sì. Infatti mi pareva strano che era già finito. Guarda quanti sono qua. Come li aggiro questi? Questi stanno proprio davanti al corso, come cazzo li aggiro? Vediamo se posso fare qualcosa di qua. Qua non si può perché sono in due. Yeah.
capito se devo andare avanti uccidendoli o se devo solo evitarli. Mannaggia la mignotta! Tra poco non finisco per terra. Mamma mia, che fio stronzo che ha fatto! Oddio! Cioè, come cazzo ho fatto a morire pure io? Vabbè. Sarebbe stato più semplice con l'aiuto dei capelli di Tanya. Gli uomini di Ryuzo pativano la fame. Si saranno rivoltati. Le pene della guerra ci trasformano in destino. Da. Dove arrivai l'ultima volta. Il Khan ti ha lanciato da questo ponte. Come hai fatto a sopravvivere? Non lo so. La porta è chiusa. Difendi il ponte. Cerco un'altra strada. Controlla la rupe. Deve esserci un via. Senza che rischio di ammazzarmi, però. Su non ci posso andare. Allora proviamo giù. Trovato. Ottima vista. Una volta dentro, aprimi la porta. Sì, ma da qua non è che risolvo chissà che cosa, eh. Cioè, che cosa devo rifare una volta che arrivo qui? Non posso nemmeno risalire. E qualcuno mi spiega che cazzo ci sono venuto a fare qui prima che mi prendano le madonne? Ma non si riesce a capire un cazzo! No, non posso risalire. Arrampicare sul ponte? Te sto allungando tutto in maniera schifosamente inutile.
Sono molto sicuri questi forti in legno. Yuna potrebbe aiutarmi. Aia. Dovrò mica combatterli tutti insieme pure qui. Non capisco se quello lì davanti è che cavolo. Dai una. Forma del vento. Praticamente efficace contro le lance e le lasce. Forma dell'acqua, forma della pietra e forma del vento. Guarda quanto è incasinatissimo ricordarsi tutti sti comandi. L'anima dell'arco corto comunque, cioè enorme. E chi l'ha visti questi? Io non capisco perché. Cioè, di punto in bianco ha smesso di parlare. Che è successo? È efficace contro i lancieri. Forma del vento. Oh.
Yuna, difendi la zona. Io cerco Lord Shimura. Buona fortuna. Beh, tanto per cominciare devo entrare. Trovo un modo per superare la porta chiusa. Aspetta. Vabbè, stavolta è stato facile. Entra però. Ryuji. Il Khan ha messo una taglia sullo spettro. Chiunque può chiederla. Non te. I miei uomini hanno fame. Aiutami a salvare mio zio. E lui li ricompenserà. Ti nominerà samurai. E poi ci manderà a morire, come fece alla spiaggia di Komoda. Ryuzo. Lui e la tua famiglia. Io devo proteggere la mia. Non è il momento più adatto per mettersi a litigare fra di noi, però tant'è. Farò in fretta. Eravamo amici. Molto tempo fa. Prima boss fight che mi capita. Ah!
Spara però, eh. Farò in fretta. Eravamo amici molto tempo fa. Fermati, sei ancora in tempo. Sei cambiato. Anche tu, aspetta. Ho capito, cioè mi ha toccato una volta, mi ha ammazzato, madonna però. Cioè io ribadisco il mio concetto, i danni sono troppo alti. Però parati, eh! Tu ci metti 2 ore a ammazzarli, loro ti ammazzano con 3 colpi. E meno male che sto anche a difficoltà normale. Farò in fretta. Eravamo amici molto tempo fa. Hai finito? Che cazzo ne so? Mi sono distratto un attimo, mi ha ammazzato. Farò in fretta. Eravamo amici molto tempo fa. Fermati, sei ancora in tempo. Sei cambiato. Anche tu. Aspetta. Basta. Non è troppo tardi. Salviamo casa nostra. Ora appartiene a lui. Ryuzo. È qui! Il samurai è arrivato! Ai!
Sei troppo vulnerabile, però. Cioè, se ti capita non stai colpendo dei nemici, non puoi fare niente, sei morto a priori. Dov'è? Dov'è Lord Shimura? Su Gurdok Sobhagimu! Come ci vado all'ultimo piano che non vedo scale? Se devo uscire prima? No, non si può uscire. Ecco le scale, che maledette scale giapponesi che non si vedono. Ready?
Zio, arrivo! Jin, presto! Samurai no! Sapevo che saresti venuto. Tuo padre sarebbe fiero. Vivo per servirti, mio signore. Dobbiamo andare. Non ancora. Il Kotun-kan marcia a nord per prendere Toyotama. Ha lasciato delle guardie. Ma non hanno speranze contro due samurai. Abbiamo degli alleati. Riconquistiamo il castello. Scriveranno poemi sulle nostre gesta. Non è quello che spero, visto tutto il mazzo che mi sto facendo. Liberiamo il cortile nord dagli invasori. Lord Sakai, li attire le notte. Insieme, mio signore. Au! C'è troppo casino però. I combattimenti non sono bilanciati benissimo. Troppo casino. Lord Sakai, troppi pochi colpi per essere uccisi. Vabbè, non si para, Sensei, Lady Masako, siete sopravvissuti. Grazie a vostro nipote. Era convinto che potessimo salvarvi. Io lo credevo impossibile, ma per fortuna aveva ragione lui. Non sarà l'ultima volta. Sono lieto che siate tutti qui. Abbiamo perso troppi amici. E familiari. Lord Adachi è morto con onore, Lady Masako. Ora vendicheremo lui e tutti i guerrieri caduti di Tsushima. Ne arrivano altri. Li affronteremo insieme. Per i guerrieri caduti di Tsushima! Ah. Nessuno deve fuggire. E che fuggi qua? Non si vede un cazzo. Oh!
Siete stati tutti valorosi. Il castello è nostro. Speriamo. Abbiamo a te la vittoria, signore. E al tuo aiuto, Jim. Insieme piegheremo i mongoli e metteremo in ginocchio il Khotun Khan. Vinceremo questa guerra da samurai. E questa è fatta. Perché un salto temporale così a caso? Vabbè. Castello di Shimura. Hai una casa imponente. Non mi inviti a entrare? La gente è stanca, ha fame, freddo. Apri la porta e salvali. Hai promesso di darci del cibo. Guadagnatelo. L'altro è pure da solo. Aprite, aprite, aprite la porta! Aprite la porta! Bastava bussare. Tuo zio ti sta cercando. So che il Khan ha preso il suo castello. Non dovevo fidarmi di Riso. Ci ha ingannati tutti. Credevo te ne saresti andata. Anch'io. Andiamo da mio zio per la tua ricompensa. Lord Shimura è nel torrino. Quindi in poche parole ci siamo scambiati i castelli. Potresti aiutarmi nelle prossime lotte. Hai già tuo zio, Jim. Non hai bisogno di me. Mi servono i miei alleati fidati. Abbiamo fatto a cambio di castello in poche parole, vabbè.
Ah, quindi questa è diventata un'altra base operativa, insomma. Leggeremo il Khan e quel codardo di Ryuzo. Voglio le loro teste sui bastioni del mio castello. Carino. Ma ho bisogno del tuo aiuto. Conta su di me. Ho sentito delle tue imprese quando ero prigioniero. Metodi brutali. Impulsivi. Senza onore. Era necessario per salvarti. Lo so, Gio. E te ne sarò sempre grato. Immaginavo di aver detto una cosa del genere. Devi abbandonare questa strada. Siamo un esempio per tutta Tsushima. Dobbiamo salvare il paese insieme. Da samurai. E Yuna? Le devo la vita e la tua libertà. In cambio vuole solo un passaggio sicuro per il Giappone. Lo avrà quando il mare sarà sicuro. Ma solo se mi aiuta a riconquistare il castello. Grazie, zio. Partiremo entro un'ora. Sì, Lord Shimura. Controlliamo lì. Facciamoci un po' in giretto nella nuova base operativa. Non ho altro. Mi dispiace. Mi serve altro per questo. Molte grazie. Potreste notare qualche novità? Tinte per armatura. Beh, intanto me la devo cambiare l'armatura. Jim. Lady Masaki, novità sui sicari della tua famiglia? Gli do ancora la caccia. Diversi nomi portano a Toyotaro. Ricorda che non sei da solo. Posso contare sulla tua spada al momento di riconquistare il castello di Lord Shimura? Certamente. Distruggeremo i nostri nemici insieme. E questa c'ha un arco che è tipo 4 volte il mio, vabbè. Lord Sakai! La vostra lama merita il meglio. Mi rincresce, ma non avete il necessario per questo lavoro. Più affilata che mai. È un onore. Come vanno i lavori? Lenti, ma andrà meglio con la fucina operativa. Bravi, entrambi. Al vostro servizio, Lord Sakai. Vorrei liberarmi di sta tuta orrenda. Non c'è un'armatura migliore? Allora, intanto, allora, vediamo. Thank you.
Potenziamento per l'arco corto. Questa sta qui immobile. Sakai, hai combattuto bene ieri. Il vostro arco ci ha aiutati, Sensei. Novità sulla vostra allieva? Gira voce di un'arciera giapponese che aiuta i mongoli ad Akashima. Deve essere Tomoko. Mi recherò a un campo profughi sulla costa. Magari lì sanno qualcosa. Ci vedremo lì, Sensei. Avete la mia parola. Un articolo interessante, è molto recente. Se ne porterete di più sarà vostro. Addio. Perfezioniamo la vostra. Io sono già stato. Taka crede di potermi trasformare in un fabbro. Io però sta vestaglia di merda me la vogliamo togliere, non gliela faccio più. Meglio di quella di prima c'è. A parte il colore orrendo, però vabbè. Che ha detto tuo zio? Lord Shimura ti offrirà un passaggio in nave dopo che ci avrai aiutato al castello. Non è la mia guerra, Jin. È la guerra di tutti. Dimostra il tuo valore e Shimura ti ricompenserà. Promesso. Lord Sakai, è ora. Tipico di voi, Sakai. Sfruttate la gente fino all'ultimo. Partiamo per Toyotama, Lord Sakai. Niente punti, ma il nemico non conosce il vecchio sentiero nella foresta. Di qua. Sì, scusami per non essere venuto prima. Non hai nulla di cui scusarti, Gio. Che uomo è il Kai? Una bestia astuta, ma so come ragiona. Ambizioso e senza onore. Ha imparato la nostra lingua e ti ha risparmiato. Cosa voleva? Il mio aiuto nella conquista del Giappone. In cambio di ricchezza, potere e donne. Pensava di metterti contro la nostra gente. Merita la morte solo per questo insulto. Raccontami di questa donna a cui devi la vita. Yuna è valorosa, leale e forte in battaglia. Ishikawa dice che è una ladra. Ci serve l'aiuto di chiunque sia disposto a lottare con noi. L'unico interesse a spronarla è la sua ricompensa. Ci aspettano battaglie difficili. Devo sapere di chi potermi fidare. Io ti sosterrò. E anche io. Un tempo quest'isola era nel caos. Furono i samurai a portare l'ordine e a unificare tutta Tsushima. Mostreremo alla gente che l'onore dei samurai arde ancora per quest'isola. È ora di tornare a casa e indossare l'armatura del clan Sakai. È rimasta lì dalla morte di mio padre. Non temere il passato, Jin.
Senti questo odore? Legno, no. E corpi bruciati. Hanno razziato altre fattorie a sud, ma non così. È la vendetta del Canter, la mia fuga. Dobbiamo salvare le fattorie rimaste, altrimenti non sopravviveremo all'inverno. Ci penserò io. Cosa hanno fatto? Una pattuglia mongola! Travolgiamoli! Aia! I mongoli hanno preso il nostro faro. Riaccenderemo la fiamma. Un avvertimento per il cane. E speranza per il popolo. Dobbiamo trovare e riaccendere tutti i nostri fari. Oh, niente, deve prendere per forza, eh. Con la lingua! Coso! Fuori dalla freccia! Mi arrivano altri dalle porte! Thank you.
meritavano di peggio. Rinforzi. Circa. Lasciarci un attimo in pace, no? Non è scassamento di minchia. Yuna, che ci fa? Sta arrivando uno schieramento con gli esplosivi. Possiamo usarli contro di loro. Prepara l'acqua. Distruggiamoli! Senza pietà! Pronta a combattere per noi? Voglio lasciare quest'isola insieme a te. Non abbiamo ancora finito. Alfaro, la sua fiamma dirà ai mongoli che la nostra vittoria al castello di Kaneda era solo l'inizio e che il Khan ha le ore contate. Grazie per essere qui, Yu. Sei stata un ottimo diversivo. È un onore servirti, signor. Servono guerrieri come te al nostro fianco in battaglia. Sarà difficile trovarli se non ampliate i vostri orizzonti. Dov'è il faro? Ah, ok. Dobbiamo salire sul faro. Dici quello che devi, poi lasciaci andare. Yarikawa ha molti guerrieri. E se le sue mura resistono? Ho soffocato la ribellione di Yarikawa. La sua gente non mi ama. Lo so. Sono cresciuta lì. Dove hai imparato a rubare? Yuna ha molta stima di te, Lord Shimura. Convincerà la gente a lottare per il tuo vessillo. Molto bene. Aiuta Lord Sakai a radunare questo esercito. E sarai sulla prima nave per il Giappone. Con mio fratello. Aspettami nella città vecchia. Grazie, Jim. È ora di inviare il messaggio. Spero che il Khan lo veda. Lo farà. Riconquisteremo il tuo castello, sì. Annienteremo i mongoli. Veri samurai. È la centesima volta che lo dici. Torna a casa e prendi l'armatura di tuo padre. Recluta gli abitanti di Yarikawa. Io chiederò altri rinforzi allo Shogun.
Come mandi un messaggio in Giappone? Grazie a qualche losca conoscenza. Il pirata d'oro, la baia di Umugi, mi deve un favore. Se è vivo, lo troverò. Portalo al nostro vecchio campo da caccia. Ci rivedremo presto. Fino ad allora, fai attenzione. Non posso perderti ancora. Signore, abbiamo liberato un prigioniero. Un monaco guerriero. Vuole parlare. Un monaco guerriero? Parliamoci. Monaco guerriero. Dove lo vado a trovare sto monaco guerriero? Un minimo di indicazioni se... Ah, ok, dovrebbe essere quello. Lord Sakai, ringrazio voi e i vostri compagni. Dove odo? Al Tempio del Cedro. Noi monaci andammo a sud per combattere i mongoli dopo la notizia di Komoda. Ma il viaggio terminò qui. Mi dispiace. Cos'è successo? Tesero un'imboscata e ci catturarono. Ci gettarono in una fossa coperta, senza cibo. Era così buio che non ci si vedeva un palmo dal viso. Credo presero il tema gioco. Lo sentiamo diminuirsi e urlare. Poi gridare sempre più forte. C'era l'odore di bruciato. Rifiutammo di sottometterci. Eravamo rimasti in tre e presero mio fratello, Angel. Angel, il guardiano. Mi dispiace molto. Era un grande guerriero. E un fratello esemplare. Come ti chiami? Noi, mio signore. Eravamo rinchiusi qui. Ci entrano a fatica 6 persone. Noi eravamo il doppio. Vieni con me. No, voglio mostrarti una cosa. Vieni da Toyotama. Com'è la situazione? Sopravvivono i Kushidera e i guaritori di Akashima. Pare resista anche il covo pirata della baia di Umugi. Dove devo andare adesso? Voglio mostrarti una cosa, ma non mi dice dove devo andargliela a far mostrare. Non riesco a vedere nemmeno la direzione del vento. Fermiamoci qui. Gli invasori arrivano a migliaia. Ora che Lord Shimura è libero, può condurci alla vittoria. Spero che ti unirai a noi. I monaci del tempio ci aiuteranno. Sono a una giornata di viaggio. Unitevi a loro e insieme rispediremo i mongoli in mare. Vendicheremo tuo fratello, no? E tutti i monaci morti qui. Non cerco vendetta, ma combatterò per la pace. Accresco la mia leggenda. Le
guardie controllano i suoni strani. Le campanelle possono distrarli o attirarli. Andrò ad aiutare i guaritori del villaggio di Akashima. Ci servirà il loro supporto in questa lotta. Posso presentarvi Hoji? Mio fratello diceva sempre che era un guaritore senza pari. Ci vediamo ad Akashima. Bene, aggiornato. Bene, direi di salvare. Ammesso che mi ricordo come si fa. Bene, direi di fermarci qui per adesso, cominciamo a bruciarmi gli occhi. Io vi ringrazio di essere stati con me come avete scelto di farlo, ci vediamo al prossimo video, ammesso che ce ne sia uno.